dopo le forti piogge di domenica 13 settembre abbiamo visto addirittura in diretta il crollo dell'intonaco di un'intera parete presso la casa protetta Gino Cavazzini di Berceto. Abbiamo fatto un verbale di somma urgenza e quindi è stato ripristinato, e addirittura con un sistema definito cappotto, quindi abbiamo migliorato quello che è l'escursione termica all'interno di quell'ala della casa di riposo e presentato anche un bando per poter fare il cosiddetto cappotto su tutto l'edificio per un risparmio energetico che è necessario e doveroso per non avere degli sprechi. Speriamo di ottenere i finanziamenti richiesti alla Regione Emilia-Romagna, anche se al momento non è arrivato ancora nulla e non ne abbiamo la certezza. In qualche modo riusciremo a coprire queste spese perché sono state determinanti e necessarie da affrontare questo problema. Ecco, questo nuovo sistema cappotto che cosa permetterebbe, Sindaco? Permette un risparmio energetico almeno su questa parete che è quella più esposta, ma come dicevo abbiamo fatto poi un bando che dovrebbe, se ci viene assegnato, dovrebbe permetterci di farlo su tutto l'edificio con un consistente risparmio energetico perché c'è meno dispersione di calore.